Soprattutto la velocità con cui
pirateria enorme, anche commerciale, anche industriale. E allora se noi non parliamo di quello, e parliamo soltanto del fatto per sé e dell'omoscelo che sta andando avanti in queste dimensioni, non facciamo niente, non siamo partecipi della nostra vita. La cosa che mi ha impressionato da ragazzo, grazie a dei maestri stupendi che ho avuto la fortuna di avere, è stato cosa è stato che i grandi da sempre hanno parlato del proprio tempo e hanno fatto un'ironia con un sarcasmo che era quello poi che faceva risentire, che faceva inorridire i grandi della terra. Naturalmente penso subito a Michelangelo. Michelangelo che con la Capella Sistina ha tirato fuori lo schignazzo, il muro, l'indicazione dello cielo, finisce il mondo e che cosa vedi? Arrivati al primo piano, gli angeli che cantano, meglio, suonano dentro delle trombe che sono delle canne lunghe, le conosciamo, sono romani, è bello queste canne lunghe, emettono soltanto un unico suono, con una piccola variante semmai di altezza e di dimensione bassa, ma un unico suono. E che c'è? Questi angeli che stanno perdendo l'umanità, l'universo.